Carissimo, buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. E ancora, lettera a Tito, capitolo 2, versetti 11 e 12. La grazia di Dio, salutare, e cioè che porta la salvezza, per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. La grazia di Dio. La grazia di Dio non è certamente un regalo distribuito ingiustamente solo a certuni. Non è neppure l'indulgenza di Dio che riparerebbe i nostri errori e che si rassegnerebbe alla nostra miseria. La Bibbia ci insegna che la grazia è il favore sovrano di Dio verso gli uomini che non meritano altro che il suo giudizio. È la risposta dell'amore di Dio al nostro stato di ostilità. È la mano di Dio tesa verso di noi per attirarci fino a sé. Se la grazia di Dio può manifestarsi verso di noi, è perché Gesù ha preso su di sé il giudizio che meritavamo noi, e cioè grazie alle nostre colpe. Se non fossi peccatore, non avrei bisogno della grazia, e senza questa non sarei mai reso giusto dinanzi a Dio. O si crede o non si crede, o si accetta o si rifiuta, ma la grazia rimane sovrana. Essa dipende dalla volontà di Dio. Io non la merito, la ricevo. La grazia, sì, ma per chi? Per tutti, senza eccezione. Chi non ha incontrato Gesù ha bisogno della grazia per venire a Dio e ricevere la vita eterna. Chi conosce già Gesù come suo Salvatore ha ancora bisogno della grazia per vivere a suo onore. Qualunque sia la nostra condizione, non meritiamo mai i favori di Dio. Non possiamo riceverli che per pura grazia. Soltanto la coscienza della grazia illimitata di Dio ci darà la forza per vivere in modo a Lui gradito, felici e liberi. Che il Signore ci benedica.